È bello appassionarsi alle letture di episodi successivi, nel senso che a differenza dei grandi film, quando ce n'è uno bello importante, quando poi si fa il sequel cosiddetto, non è quasi mai a livello del primo. Invece il percorso dei libri, specialmente quando si tratta di gialli, diventa sempre più interessante, cresce con l'autore e intriga il lettore. Ed è quello che succede per un personaggio che è un maresciallo che dirige all'epoca, negli anni 60, più o meno 60-70, i carabinieri a Matera, il maresciallo Prisciandaro, con cognome meridionale ma di provenienza piemontese, è il personaggio di Francesco Serafino, che è un nostro conterraneo, un conterraneo lucano, però lavora e vive a Bari, è ingegnere, però si diletta molto e devo dire che ci riesce anche bene a scrivere di gialli. E siamo al quarto episodio. Benvenuto Francesco Serafino, ogni tanto ci si rincontra perché il maresciallo Prisciandaro ci permette anche di fare questi begli incontri. Una caratteristica va ricordata è quella che Serafino scrive di questo maresciallo partendo da Matera, andando in provincia e in quest'ultimo episodio tra provincia e Matera, giusto? Sì, buonasera a tutti, grazie per avermi invitato per la quarta volta. In effetti sono quattro episodi del mio libro. E questo libro adesso parte, come hai detto tu, da Matera e si svolge in principal modo a Montescaglioso. Parte da Montescaglioso perché lì c'è un'abbazia spettacolare, dove negli anni 60, ecco, c'erano degli uffici comunali e quindi ho deciso di ambientare questo giallo perché si prestava molto alla mia idea di un giallo in abbazia, però poi come avviene ormai mi sta succedendo, man mano che proseguo nello scrivere, cambio la trama, la adeguo a quello che è anche il luogo e i personaggi subiscono variazioni abbastanza definitive, ecco. Ma ruotano però intorno all'alto, perché alto di statura, maresciallo Prisciandaro, tra l'altro gradito alle signore da quello che si legge nei quattro Eh episodi. certo, questa volta è stato un pochino più, diciamo, più piccante, più reso, diciamo, umano. Sì, però sempre molto Ma caspro sempre anche nel molto caso, racconto, non è è che una ci mia. sono, non vi aspettate cose di questo tipo, però è interessante lo sviluppo di tutto quanto il percorso, ma anche il tratteggio psicologico dei collaboratori di Prisciandaro, sia quelli materani che quelli delle stazioni vicine. Certo, c'è il rientro del brigadiere Ruocco, che già faceva parte della pattuglia dell'altro libro di Grottole, che entra quasi per caso, casualmente, in questo romanzo e poi si trattiene fino alla fine perché poi collabora e ci tiene ad essere collaboratore, come anche lo stesso maresciallo aveva suo desiderio proprio che fosse messo nella sua caserma di Matera. Ma anche il è un appuntato di Montescaglioso collabora, Eh no? sì, ci sta sia il maresciallo Latronico, Ah, è un maresciallo come anche Latronico, che lui? comanda la stazione di Montescaglioso, da cui in effetti parte tutta la storia e insieme poi riescono a definire tutto il quadro, ecco. Ecco, diciamo che la storia, che tra l'altro presenta anche un bel numero di omicidi, di morti, insomma, ma sono omicidi tutti quanti, e sono tre o Sono quattro, tre. sono tre. È generalmente il numero che Serafino predilige normalmente, no? Perché anche nella Diruta erano tre, È mi vero, pare. La confermo Diruta questo. era la chiesa di Grottolo, il terzo episodio, perché mi piace ricordare che c'è questa continuità. Insomma, ad un certo punto c'è una denuncia collegata ad un evento, come definirla? Una effrazione, un danneggiamento all'interno della sede degli uffici comunali di Montescaglioso, che sono nell'abbazia. Sì, ripeto, era l'abbazia degli uffici comunali. Quindi a un certo punto lo stesso brigadiere Ruocco che dormiva quella sera in caserma a Montescaglioso, avvisano immediatamente il giorno dopo il maresciallo Prisciandaro che c'erano state delle
delle cose strane accadute in abbazia, movimenti strani, danneggiamenti delle volte, murature, all'inizio sembrava fosse un terremoto. E il maresciallo Brisciandaro non crede assolutamente a questa prima analisi e parte immediatamente, e di là comincia diciamo, a definirsi la trama. La sera prima era stato anche lui a Montescaglioso perché iniziava la processione abbastanza della famosa, notte dei Cucibocca. La notte dei Cucibocca, lui non lo sapeva assolutamente, fu invitato proprio dal Rocco, dal Latronico e guarda caso la mattina dopo ritorna di nuovo a Montescaglioso. E quindi anche questo, tra l'altro era brutto tempo, ghiaccio, freddo e tutto quello che riguarda le gelate tipiche dell'Appulo Lucania quando ci becca che viene dai Balcani, esatto. Effettivamente fa freddo. Ecco, è una cosa molto strana, però inizia ad indagare, vede delle impronte e inizia a seguire il suo percorso di indagine, Brisciandaro. Eh sì, perché all'inizio si pensava, intervenendo anche il sindaco del paese di Montescaglioso, che fosse stato un danneggiamento voluto da qualcuno magari che avesse interesse a fermare la macchina amministrativa della cittadina. O per sfregio, o che ce l'avesse col sindaco, tra l'altro avvocato dell'epoca. Però già il maresciallo, iniziando a vedere le cose il giorno dopo, facendo il primo sopralluogo, comincia a vedere dei pezzi di intonaco sotto il quale probabilmente c'erano delle pitture sacre coperte maldestramente forse nei secoli. E quindi si fa una certa idea. Ecco, nel frattempo tutto questo si incrocia con un altro percorso, una giovane araba, dovrebbe essere araba, sì. Insomma, con anche un collegamento con un venditore di tappeti, che poi è quello che dà il titolo al libro. Sì, in effetti due personaggi incontra il maresciallo proprio nella primissima giornata, nel primo capitolo, e sono proprio un venditore di tappeti che aveva un negozio in via Lucana, Matera. Quindi uno dei primi. Uno dei primi, sì, assolutamente sì. E questa ragazza che chiede l'aiuto quasi svenendo al cospetto del maresciallo perché poi lo scopre qualche giorno dopo e alla ricerca in effetti di suo fratello scomparso. Anche perché la ragazza non parla l'italiano. Non parla italiano e comincia a far fugliare brodo, la suora in effetti pensava volesse il brodo, in effetti la cosa poi alla fine era, cercava proprio il fratello, e di là quindi nasce, si concatenano questi eventi con l'avvenimento nell'abbazia e prosegue la storia. Ecco, eventi molto complessi, molto grossi, insomma, che prendono il via in secoli lontani e sul percorso addirittura il famoso percorso micaelico, cioè le tappe di San Michele Arcangelo dal nord al sud. Eh sì, perché una debole traccia lasciata poi dal fratello scomparso sono proprio delle cartoline che lui aveva inviato quando era partito in Italia, era arrivato in Italia. E seguiva proprio i posti dove andava, cercava di mandare un ricordo alla sorella, e quindi da questa flebile traccia, con un timbro mal composto di un ufficio postale lucano, il maresciallo dice, prende proprio come base questa occasione che gli si è presentata. Del resto gli inconvenienti, le idee erano leggere, erano pochissime, non riusciva, alcune volte è preso dallo sconforto, però seguendo questa piccola idea riesce a capire che in effetti questo fratello della ragazza aveva iniziato a seguire questo percorso della linea sacra di San Michele, e a un certo punto interrompendo chiede a un esperto anche, dice effettivamente le cartoline vengono da, anche se alcune sono fuori della linea, la sì, famosa sacra di San Michele, però hanno qualche collegamento, esatto. Ecco, non vi diciamo altro per ora, andiamo avanti. Quindi forte di questa prima, diciamo, debole ma poi grossa traccia, comincia le sue indagini, e la cosa principale che si doveva fare era ripristinare soprattutto l'agibilità della sala condominiale, della sala conventuale, e quindi già il sindaco del paese la sera dopo dell'avvenimento in biblioteca ordina di far chiudere una ditta fiduciaria, di far chiudere tutte le lesioni e le rotture, cosa che puntualmente fa.
Ecco, e che tra l'altro anche questo entra nel percorso, perché c'è a un certo punto un primo omicidio, c'è una prima morte, poi un secondo omicidio, mentre si incrociano situazioni davvero particolari come uno sparo in campagna contro il commissario fatto da tale Scandiffio, scusate, ma succede anche questo, perché Francesco Serafino ha deciso di dare questo cognome a questo particolare soggetto. Sì, è un quadretto proprio quasi iniziale, mi piaceva il tuo cognome, poi del resto siamo diventati ormai amici anche per questo, e quindi i cognomi sono molto presi dal vissuto e dalla vita anche di quando ero più piccolo, però il tuo in particolare è un cognome ricorrente in Matera e ti ho coniato un personaggio che potrà farti piacere o meno, questo sta a te stabilirlo, però in effetti è per un pelo prende il commissario che poi finisce in galera per questo motivo, ma non c'entra niente, diciamo che è un inciso all'interno del percorso. Il percorso ha colpi di scena incredibili, molto ricco di particolari, ha soluzioni impensabili e impensate. A un certo punto sembra che si sviluppi verso una logica, un logico epilogo, mentre invece il colpo di scena finale, anche quello non ve lo riveliamo, perché è bene che lo leggiate. Prossimo paese, Serafino? C'è l'idea e l'ambientazione c'è. La trama no, però è il luogo ideale per poter cucirci addosso una bella trama. Lo diciamo? No. Solo il paese? No. No, va no. Bene. Come l'altro e come i precedenti. Neanche sotto tortura parlerà. Assolutamente. Bene. Siamo arrivati in chiusura di questo nostro incontro con la quarta opera di Francesco Serafino, che si intitola Il venditore di tappeti. È un romanzo collegato che ruota intorno alla figura del maresciallo Prisciandaro, edito per i tipi della VIP edizione, VIP con due V iniziali. Grazie per essere stati con noi, ringraziamo Francesco Serafino, e per quel che riguarda noi, come al solito, leggendo, alla prossima!